Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Visto che FIFA 22 è uscito da poco, prosegue quella che è la marcia di perfezionamento, no? Gli aggiornamenti che escono per migliorare il gioco, che di solito all'inizio c'è sempre delle lacune. Ah, 7 luglio, il gioco è finito, non è appena uscito e mi esce una patch. Ho dei dubbi, ma vabbè. Tralasciando questa gag, raga, il video di oggi parlerà del nuovo aggiornamento che appunto esce in questi giorni su FIFA. Ma tralasciando le battute, io mi sono fatto un'idea sul perché viene rilasciato adesso un aggiornamento anche bello grosso, perché va a modificare tutta una serie di cose che, se effettivamente fossero state cambiate per tempo, avrebbero potuto apportare delle modifiche abbastanza importanti ad un gameplay che ne aveva effettivamente bisogno. E poi ci andiamo ad addentrare anche su una questione teorica che io mi sono posto e andiamo a vedere quelle che sono appunto le effettive modifiche che vengono fatte. Ma detto questo, senza perdere altro tempo, lanciamoci con la patch. Bene ragazzi, eccoci qua, title update numero 14, ma prima di andare a vedere i 5 punti fondamentali di questo aggiornamento, volevo con voi ragionare su una cosa e anzi sentire anche nei commenti quello che è il vostro pensiero, perché qualche settimana fa c'è stata l'introduzione su FIFA tramite un update del crossplay che però è stato testato nelle stagioni online, quindi la modalità quella con le rose classiche delle squadre e non su foot. Chiaro e palese test in vista di FIFA 23. Adesso io mi sono posto lo stesso quesito e ho detto: ma non è che questi cambiamenti che la community voleva sono stati fatti per iniziare poi a spianare la strada al gameplay di FIFA 23? Secondo me non siamo troppo distanti da questa linea di pensiero e infatti ci useranno un po' come cavia in questo periodo per vedere se effettivamente questi cambiamenti avranno un senso. E per me il senso lo avranno, perché come possiamo vedere dalla tavola dei contenuti sono 5 punti fondamentali di questa patch, ovvero i tiri knuckleball, ovvero la classica conclusione effettata che cambia direzione all'ultimo come il Jabulani del mondiale del Sudafrica del 2010, classica conclusione alla CR7, una nuova skill che viene introdotta, ovvero il ball roll cut 180 gradi, si parla poi di autoblock, di driven shot e di tackle difensivi. Ma iniziamo subito dai knuckleball, che sono secondo me una cosa abbastanza interessante, perché ci viene detto che è aumentata la possibilità che venga a verificarsi un knuckleball quando andiamo a richiedere un tiro di potenza e il pallone si trova in un range dagli 0,67 ai 2,2 metri dal piede del giocatore. Con questo cambiamento ci dicono che il nostro obiettivo è quello di aumentare la varietà dei tiri durante il gameplay in maniera tale da aumentare l'autenticità delle conclusioni in porta. E vabbè, questa autenticità loro ce l'hanno proprio come pallino fisso. Gli attributi non vanno a colpire la percentuale con cui si verifica un knuckleball, le uniche cose che incidono su di esso sono appunto la distanza e la direzione del tiro. E ci fanno vedere anche un esempio, qui c'è Neymar, guardate come la palla fa una traiettoria stranissima, ma la cosa che un po' mi triggera è che c'è questo momento qui in cui il pallone è praticamente a un peletto dalla mano del portiere e il portiere va vuoto, quindi già mi immagino qualche situazione esotica dove la palla, vedete che il portiere l'aveva bloccata e invece la sfarfalla, perché viva in knuckleball. Però ti posso dire, non voglio giudicare prima di vederlo effettivamente in game, perché per dare varietà al gioco potrebbe essere anche una risorsa, anche se per me più che una risorsa di varietà aggiunge casualità su casualità e riduce lo skill gap. Qua ci fa vedere un ulteriore esempio, guardate qui che saracca che ha tirato Fabinho dritto per dritto, il portiere farfalle, palla sulla traversa per fortuna, perché immagino a subire un gol del genere da Fabinho con la posizione del corpo un po' ambigua. Quindi questo per quanto riguarda il knuckleball. Poi andiamo sulla nuova skill, ovvero il ball roll cut 180 gradi. Aggiunta una nuova skill, ovvero il ball roll cut, che può essere fatto dai giocatori che hanno 4 o 5 stelle di skill. La nuova skill ha
per intenzione quella di dare ad alcuni giocatori più opzioni quando si sta muovendo il pallone per generare spazio e creare nuove situazioni per poter fregare il difensore. È un ulteriore strumento che gli attaccanti poi possono utilizzare per rompere le difese e anche ovviamente una cosa che i difensori a questo punto dovranno considerare. Come si fa questa skill? Si utilizza l'L1 o LB su Xbox e poi si utilizza ovviamente la levetta analogica destra innanzitutto nella direzione opposta a quella del portatore del pallone e poi si va a premere una seconda volta schiacciando L1 o L2. Ed ecco come funziona questa skill, la vediamo fare da Modric, è praticamente una variante secondo me di quella che è il Cruyff Turn, ovvero quella skill che si fa con due volte l'analogico nella direzione opposta in cui va il giocatore e che si fa praticamente passare il pallone dietro. Forse questa è un po' meno fluida e tocca vedere come sarà poi performata durante le partite, però io mi immagino che nel momento in cui io vado a fare questo movimento, vedete, la palla rimane abbastanza lontana dal piede e potrebbe essere facile l'intervento del difensore che appunto aggredisce e recupera il pallone. Elemento molto importante adesso è quello degli autoblock. Amen, sia lodato il cielo perché ci viene detto che è significativamente ridotta la possibilità che i tiri vengano bloccati dai giocatori controllati dalla CPU, ma anche controllati da un giocatore. Uno dei nostri obiettivi per far sì che il gioco sia sempre più bilanciato è quello che i giocatori vadano a mettere la loro skill per poter difendere al meglio. E quindi per fare questo abbiamo introdotto una significativa riduzione dell'autoblock, sia per quanto riguarda i giocatori controllati da CPU che quelli controllati dal giocatore. Allo stesso tempo però abbiamo ridotto di appunto un pelo quello che è il blocco del tiro fatto dal giocatore controllato dall'umano, in maniera tale da permettere che i tiri possano essere un po' più aperti durante le partite. Questo secondo me l'hanno introdotto non tanto perché lo volevamo noi, ma per far sì che i knuckleball siano ancora più efficaci. Quindi tiri che magari da fuori area erano facile preda dei difensori adesso passeranno molto più facilmente. Onestamente su questo sono fiducioso perché ci siamo lamentati per 2 anni degli autoblock dentro l'area di rigore che erano diventati veramente insostenibili e chissà che adesso effettivamente saranno ridotti. Abbiamo poi lo driven shot, ovvero è stata aumentata greatly, quindi enormemente, la precisione del driven shot raso terra. Abbiamo notato che il driven shot è lievemente sottousato e quindi a causa della sua precisione non sempre on point. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un aumento della precisione del driven shot del 17,5%. Il nostro intento è quello di dare ai giocatori una maggiore possibilità di segnare negli scenari 1v1 e questo è un esempio di come i driven shot funzionavano prima della patch e adesso come funzioneranno dopo la patch. Vedete come prima andavano in una zona molto più centrale, invece vanno adesso a colpire in una zona molto più angolata e quindi è più facile che vadano a realizzarsi poi in una rete. Questo è anche poi un ulteriore scenario con il tiro raso terra invece un po' più a mezza altezza. Questo ovviamente per i tiri verdi, questo per i tiri bianchi e questo per i tiri rossi. Un'ulteriore fattispecie poi è quella della distanza del tackle. È stata significativamente ridotta la distanza richiesta affinché un difensore possa fare un tackle senza che sia richiesto. Cosa significa? Che quando io sto schiacciando L2, il giocatore cercherà il tackle in automatico di intervenire quindi per recuperare palla da una distanza molto più ridotta. Così come, dicono loro, abbiamo cambiato di autoblock, questo cambiamento è inteso per promuovere una maggiore manualità nelle situazioni di attacco contro difesa. Questo cambiamento sarà immediatamente riscontrabile, ma non è limitato alle situazioni solo in cui l'attaccante affronta la CPU, ma anche nel momento in cui sta controllando un giocatore umano il giocatore oppure sta utilizzando il secondary contain, quindi in questo caso parliamo di raddoppio.
Quindi una grande difesa sempre deriva da tanti piccoli elementi come il posizionamento, l'anticipo e appunto il tackle. E con questo cambiamento cerchiamo di far sì che ci sia un po' più di attenzione sul giocatore controllato che va a fare appunto il tackle rispetto a prima. Raga, che dirvi? Onestamente delle modifiche che mi fanno beh, sperare, non vorrei. L'unica cosa che questo tiro knuckleball aggiungesse una casualità di cui non abbiamo bisogno, però bene bene sugli autoblock, bene bene sui driven, bene bene sui tackling. Vediamo questa skill come sarà. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi stiamo assistendo a test effettivi di gameplay FIFA 23. Io in descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento e la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Io vi lascio un salutone, un abbraccione e alla prossima. Ciao!